Noi come RSU RLS abbiamo condiviso con le varie riunioni, i vari passaggi, sia col prefetto, con l'azienda, ma anche con la provincia di Brescia, tutta una serie di argomentazioni per cui una serie di operazioni fatte che stiamo ancora facendo, comprese quelle dei pulsanti, hanno avuto il nostro avallo. La cosa che però noi continuiamo a dire oramai da 2 anni a questa parte è che la cosa più semplice da noi, per no, cioè per noi richiesta, è quella di una sorta di divisoria fra noi e l'utenza, che tra l'altro per quanto riguarda i pullman urbani già oggi a tutt'oggi è un dato di fatto, cioè gli urbani nelle città sono protetti, cioè hanno questa paratia, diciamo in plexiglass, in materiale studiato da ingegneri delle varie case automobilistiche che forniscono i mezzi urbani e extraurbani di questa protezione. Noi chiediamo questa cosa, tra l'altro. La chiediamo anche perché sono arrivati da noi dei bus da una società consorella della nostra che è la SIA, che è dal gruppo Arriva, un'azienda di Trieste, che praticamente sono arrivati con le paratie già montate. La nostra azienda le ha tolte, è da lì che è nato un po' il conflitto con i conducenti, i lavoratori e di conseguenza col sindacato rappresentativo dell'azienda. Questo noi non l'abbiamo ancora capito, continuiamo a chiederlo, ci dicono che la cosa più normale che loro ci dicono è che quella cosa qua, quella paratia qua, disincentiverebbe la vendita a bordo dei biglietti e di conseguenza ci farebbe perdere il controllo del bus, cosa che non è così. Il nostro esempio è sempre quello. Le poste, quando va in posta, quando va in banca, la gente, i lavoratori che sono dalla parte del vetro lavorano più tranquilli. E comunque il loro dovere lo fanno, ovviamente. Questo è quanto. Voi vi sentite sicuri? Guardi, noi siamo sempre stati abbastanza sicuri. Ovviamente la cosa che noi continuiamo a dire, sì, come RS1, come RS soprattutto, è che è talmente variegato il mondo degli utenti che non c'è sempre un comportamento idoneo per evitare l'aggressione, cioè non è che tu comportandoti in un certo sistema, come appunto stiamo facendo con i vari corsi e non corsi, perché per carità l'azienda ha messo in campo di tutto, ma non si evita quella cosa qui. Ogni scusa è buona per essere aggrediti, che sia il biglietto troppo caro, che sia l'autobus in ritardo. Quando si trova davanti il conducente, che comunque è una sorta di autorità sul bus, può scattare l'aggressione. Ecco perché noi diciamo che non siamo più sicuri, perché è talmente variegato quel mondo, il mondo dell'utenza, che può capitare per tutte le cose.